Mi vuoi togliere questa bestia di dietro? Mazzancolla, va a fare un giretto, va. Mi dà fastidio, Mazzancolla, sta sempre dietro a me. Professore, lei sta benissimo, ha due polmoni d'acciaio. Senti, tu c'hai le mani di ferro, c'hai. Ogni botte che mi dai me li puoi pure rompere questi polmoni. E poi ci avete tutto lo stesso vizio, tutti i medici. Colonnello, lei sta bene, colonnello, lei non c'ha niente. Io c'ho la nevrosi, porca puttana. Professore, ma quale nevrosi? Lei è un fissato, non c'ha nessuna nevrosi. Senti, la gente, chi è che comanda qua? Signor colonnello. Allora c'ho la nevrosi. Che c'ho io? La nevrosi. Bravo. Però mi dica almeno di quali disturbi soffre. È qua che ti voglio. Dunque, quando... Quando... Insomma, quando... Quando cazzo è che te ne vai sempre in mezzo a noi? Stai sempre dentro come il prezzemolo ogni discorso! Io non me vuole, non me merita! Quando faccio l'amore con mia moglie e con altre donnette, è tutto normale, mi sento virile normalmente. Quando invece si tratta di una bella donna, tipo... Eva Russell. Ecco, bravo. Lì c'è il blocco. Quella viene da Città del Capo. Città del Capo ci stanno i pigmei negri che c'hanno la cade. E mi sento complessato da un punto di vista misurazione sessuale. Io no! Mazzangolla, vieni, vieni. Non l'ho fatto, le mani ce l'ho sempre con me. Stavo a metà posto e mi dicevo... No, io mi chiedevo solamente, tu come fai a sentire quando parliamo noi che sei a un chilometro, eh? C'ho dote naturali io. Che hai fatto stamattina qua, che hai fatto? Sono andato a fare le iniezioni, sono andato a fare le emodialisi, sono andato a fare le medicazioni. Ora dove devo andare? Ora devi andare a fare nel culo, devi andare. A donne! Che? Scusorelle, mi sono sbagliato, credevo che la suora era lei, invece era lui. Perdono, perdono. La perdono! Se lo porti via. Ma poveraccio, di questo passo gli farà un mazzo così. Meglio, così gli fa da contrapesco con quell'affare cinese che c'è davanti.